Grazie Presidente. Il progetto del Pala Corviale, il palazzetto multisportivo previsto a Corviale, è effettivamente un progetto molto datato. La prima proposta fu del 2003. E poi nel 2011 il progetto fu rifinanziato, rilanciato dalla Giunta Alemanno. Effettivamente quello è un quartiere, una zona a vocazione olimpica tra l'altro, che però ha bisogno e necessità di strutture sportive. Il progetto originario prevedeva in realtà un palazzetto da circa 800-1000 posti a sedere, che ha evidenziato problemi per quanto riguarda la gestione della struttura, ovvero è stato pensato, come spesso avveniva in passato, più all'intervento edilizio piuttosto che alla funzione che dovrebbe avere quella struttura. E infatti i problemi che ci sarebbero nel caso in cui fosse realizzato il progetto così come era previsto sono quelli della gestione e della manutenzione, poiché si prevedeva appunto un palazzetto molto grande e quindi dai costi molto elevati che il CONI, che si propone di realizzarlo, non ha poi intenzione di gestire, e probabilmente sarebbe molto difficile trovare un altro soggetto. Quindi cosa stiamo facendo? Abbiamo rivisto quel progetto, è stato quindi concordato insieme al CONI e insieme al Ministero, ricordiamo che questi fondi fanno parte di Sport e Periferie, un progetto più piccolo, quindi per un palazzetto dedicato agli sport rotellistici e ad altre discipline, con dei posti a sedere per 300 spettatori, non 1000, e quindi con dei costi di gestione molto più contenuti, che potrà quindi dare un futuro all'impianto anche dopo il giorno della sua inaugurazione, e non invece soltanto una bella festa nei primi giorni per poi andare verso l'abbandono. Tra l'altro, ecco, ricordo che si tratta di un progetto molto complicato. Nel 2011 fu inaugurato, fu posata la prima pietra su questo palazzetto, c'è sul sito ancora appunto la foto di Ghera che lo inaugurava annunciandone la realizzazione entro 18 mesi. Quindi la fine del 2012 è arrivata, il palazzetto non si è visto, quindi noi non vogliamo annunciare nulla, ma confermo appunto che stiamo lavorando silenziosamente ma seriamente perché è intenzione di realizzarlo. Tra l'altro, e concludo, poiché il progetto più piccolo richiederebbe l'utilizzo di fondi inferiori rispetto a quelli che sono stati stanziati con il bando Sport e Periferie, 5 milioni, la proposta fatta al Ministero da me e dall'assessore Frongia è di utilizzare parte dei risparmi che ne deriverebbero per interventi diffusi sul territorio, su strutture esistenti, come ad esempio la ristrutturazione delle palestre scolastiche. Quindi continueremo a lavorare, vi terremo aggiornati e sicuramente sono disponibile anche a continuare a lavorare insieme in commissione. Per quanto riguarda però il dispositivo di questa mozione, ecco, come dicevo, il progetto che stiamo portando avanti è diverso e quindi voteremo in maniera contraria. Grazie.